Trapani, anziano derubato dopo aver prelevato al bancomat identificati due rapinatori. Marsala aggredisce un uomo in comunità, si riaprono le porte al carcere per un 25enne. Palermo, eliminazione delle barriere architettoniche, la regione stanzia 1 milione di euro per i comuni. Mazara, solita routine in consiglio comunale, niente numero legale, seduta rinviata oggi. Castelvetrano, dalla regione in arrivo 200.000 euro per la bonifica del porto di Selinunte. Benvenuti al TG Vallo, prima pagina. Apriamo con la cronaca. Due persone sono state arrestate a Trapani dalla polizia, i particolari nel servizio. La polizia ha individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria i due presunti rapinatori che lo scorso 3 ottobre hanno preso di mira un anziano. Si tratta di due 25enni, entrambi senza fissa dimora, che su disposizione dell'autorità giudiziaria sono stati condotti in carcere. Secondo gli indizi raccolti dagli agenti della squadra mobile trapanese, sono i due giovani in questione ad aver rapinato l'anziano davanti ad una postazione bancomat la mattina del 3 ottobre scorso. Nel dettaglio, gli indagati, uno dei quali con precedente penale di polizia, si sarebbero avvicinati alla vittima che aveva appena prelevato 500 euro dallo sportello postale di via Perdella e dopo averlo bloccato e fatto cadere a terra gli avrebbero sottratto l'intera somma dileguandosi immediatamente. Ed immediatamente sono scattate le indagini del caso, culminato con il fermo eseguito 2 giorni dopo la rapina. Gli agenti, infatti, al termine di una complessa attività investigativa effettuata a partire dall'esame dei sistemi di videosorveglianza della zona e della successiva comparazione delle immagini con gli archivi di polizia, hanno identificato i presunti responsabili ricostruendone i movimenti. Il giorno del fermo, i due 25enni sono stati rintracciati e bloccati dagli operatori della squadra mobile a Fulgatore mentre erano a bordo di un veicolo rubato il giorno precedente ad un altro anziano. I carabinieri di Marsala invece hanno arrestato un giovane 25enne trapanese, i particolari nel servizio. I carabinieri della stazione San Filippo a Marsala hanno arrestato un 25enne trapanese. L'arresto del giovane è scattato su disposizione della sezione penale del Tribunale trapanese. Il giovane si trovava agli arresti domiciliari presso una comunità di recupero della città di Marsala. Il provvedimento eseguito dal militare dell'arma è scaturito dal fatto che il giovane all'interno della comunità di recupero ha aggredito un altro ospite e poi, in seguito ad un controllo, è risultato positivo all'uso di sostanze stupefacenti. Per il ragazzo è scattato quindi l'arresto e dal termine delle formalità di rito è stato accompagnato presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani. È stata ripristinata in meno di 36 ore la funzionalità degli impianti idrici di Contrada San Silvestro a Marsala, vandalizzati nella nottata di lunedì scorso e che aveva comportato l'immediata interruzione dell'erogazione idrica nel versante nord del territorio. Sulla situazione emergenziale fortunatamente rientrata è stato fatto il punto nel corso della riunione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile convocato questa mattina dal sindaco Massimo Grillo. Niente seduta di consiglio comunale ieri pomeriggio a Mazara a causa della mancanza del numero legale. Al secondo appello, infatti, in aula erano presenti appena 5 consiglieri comunali. La seduta quindi è stata rinviata questo pomeriggio alle ore 16. Per essere valida l'adunanza è necessaria la presenza di almeno 10 consiglieri comunali. All'ordine del giorno, lo ricordiamo, sono inseriti 6 punti. Termina qui TG Vallo prima pagina. Ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo News. Benvenuti al TG Vallo News.
È tornato a riunirsi ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala. La seduta è stata dedicata alle interrogazioni, diverse le tematiche che sono state affrontate su tutta quella sulla situazione idrica, in particolare in merito al grave atto vandalico dei giorni scorsi, ed ancora la situazione turistica in città, l'illuminazione, l'edilizia scolastica. A rispondere alle interrogazioni sono stati gli assessori Gerardi, Tumbarello, Agata e la vice sindaco Valentina Piraino. Il Consiglio Comunale dovrà essere adesso riconvocato per l'esame delle delibere propedeutiche al bilancio. Parliamo adesso di barriere architettoniche. La Giunta regionale ha approvato un decreto che assegna 1 milione ai comuni per dotarsi dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Sentiamo. 1 milione di euro destinato ai comuni siciliani per la progettazione dei piani per l'abbattimento delle barriere architettoniche. La Giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale della famiglia e delle politiche sociali, ha approvato ieri pomeriggio il decreto che stabilisce l'ammontare e le modalità di erogazione dell'incentivo ai comuni. A beneficiare del contributo saranno i comuni che non hanno ancora adottato il PEIBA, tenendo conto prioritariamente, così come prevede il decreto ministeriale, della classe di comuni con una popolazione compresa tra 5 e 20.000 abitanti, calcolata sulla base della fascia d'età compresa tra 18 e 64 anni. Con queste risorse, dichiarato l'assessore Nuccio Albano, consentiremo ai comuni siciliani di dotarsi della pianificazione per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un fondamentale strumento che ha lo scopo di garantire alle persone con disabilità un elevato grado di accessibilità e visitabilità degli edifici pubblici, oltre che di quelli privati di interesse pubblico e degli spazi urbani in cui vivono. Per l'assegnazione degli incentivi sarà successivamente emanato un apposito avviso. Nell'ambito del progetto transfrontaliero Green City, finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, i comuni di Alcamo e Marsala questa settimana hanno ospitato i partner provenienti dalle 4 municipalità libanesi e le 2 giordane, facenti parte della missione per condividere buone pratiche di cooperazione internazionale su 2 priorità, quali la gestione del ciclo dei rifiuti e l'efficientamento energetico attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili. Green City, ha dichiarato il sindaco di Alcamo Domenico Surpi, rappresenta un'opportunità concreta di confronto tra gli enti territoriali coinvolti, la collaborazione e gli esempi di buone pratiche riguardanti le comunità locali che partecipano al progetto sono la chiave per promuovere un'economia realmente sostenibile che possa portare a risparmi energetici significativi. Nuove nomine nella diocesi di Mazara: il vescovo Angelo Giurdanella ha nominato per 5 anni Don Francesco Fiorino direttore dell'Ufficio per i problemi sociali e lavoro, la giustizia e la salvaguardia del creato. Don Fiorino prende il posto di Calogero Amodio che si era dimesso. Avvicendamenti anche presso il santuario di Birgi a Marsala, dove un nuovo rettore è stato nominato Padre Antonio Criscuolo. Nuovo vice rettore invece al santuario di Maria Santissima e la Libera di Partanna fra Giuseppe Gravina. Ed ancora nuovo vicario parrocchiale anche al santuario Maria Santissima del Paradiso di Mazara, il vescovo nominato Padre José Justino de Caballo. Termina qui TG Vallo News, ci vediamo tra qualche minuto con TG Vallo terza pagina. Benvenuti al TG Vallo, terza pagina.
La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle infrastrutture Arico, ha stanziato 200.000 euro per il ripristino della corretta funzionalità del porto di Marinella di Selinunte. La somma è destinata a lavori urgenti per la bonifica dalla Posidonia per contrastare l'erosione dovuta alle forti piogge. Si tratta di un intervento di carattere emergenziale, dichiarato l'assessore Arico, perché l'accumulo cospicuo della Posidonia dovuto alle correnti marine rischia di rendere impraticabile lo scalo d'alaggio e ridurre la profondità, con inevitabili difficoltà per la movimentazione dei pescherecci. Il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha ricevuto al Palazzo Municipale il nuovo comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Marsala, il capitano Adriana Curto. Il capitano Curto è entrata nella Guardia di Finanza nel 2012, proveniente dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bolzano. Oltre a comandare la Compagnia di Marsala, sovrintenderà anche alle tenenze di Mazara e Pantelleria, che hanno comunque due comandanti. Il suo predecessore, il capitano Vincenzo Lanz, è stato trasferito a Torino. Ed ora una nota di sport: calcio femminile. Marsala Carlotta Nicocia, classe 2010, da quest'anno sotto l'ala del tecnico Valeria Anteri, è stata convocata per un allenamento in prova dall'Inter. La giovane trapanese, nelle giornate di martedì e mercoledì, è stata ricevuta presso il centro sportivo Sandro Pertini di Sesto San Giovanni per un provino avvenuto sotto gli occhi attenti dello staff nerazzurro, che con sorpresa ha rilevato anche la presenza di Ilaria Maurex, giocatrice di Fiorentina Inter, oltre che della nazionale italiana di calcio femminile. Per lo sport vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21.35 con lo sport in TV. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.